Ragazzi, benvenuti finalmente a un nuovo episodio del Velox Dice. Ormai ho perso il conto, non so nemmeno a quale episodio siamo. Unica cosa che posso dirvi è che questo episodio secondo me è molto carino. Ci sono delle challenge nuove, mai fatte prima, che spero possano piacervi. E vi invito quindi a guardarlo tutto. Ora vi lascio il video, ragazzi, buona visione. Allora, facciamo un Velox Dice classico con delle cose che ho già sperimentato nella live di ieri. Vi ripeto la regola che ci sarà per tutto il video da adesso in poi. Io adesso mi modificherò la voce su TS e poi lo farò anche nel video per far capire che voce ho chiaramente alla gente. Modificherò la voce e la renderò ivanesca, gorillesca. E niente, semplicemente ogni tanto butterò in mezzo qualche imitazione del gorilla e se qualcuno di voi dovesse ridere verrà eliminato. Quindi non vale ridere alle cazzate. Da questo momento in poi sto modificando la voce. Ok, direi che così va bene. Non hai capito, Andre? Ridi un'altra volta e ti elimino. Ok, bravi. Non vale mutarsi. Chi si muta è un cornuto. Facciamo così. Ogni volta che ridete vi giocate un jolly. Dopo due jolly vi elimino. Al secondo jolly vi elimino. Ok. Warri è già sotto otto jolly già bruciati. Oh, raga, basta. Venite al centro mappa. Silenzio, bravi. Non ridete. Velox dice squat. No, adesso a parte le cazzate. Da questo momento in poi vi inizierò a dare gli ordini. Velox dice mettetevi nella linea. Tutti in linea. Gabis, mettiti in linea. Ok, da questo momento in poi, ragazzi, inizia la prima fase. Lo sapete come funziona. Vi darò degli ordini molto rapidi, che consistono nel Velox dice più ordine, dovete seguire. Se non dico il Velox dice prima, non dovete seguire. E niente, chi sbaglia viene eliminato. Velox dice accovacciatevi. Velox dice in piedi. Velox dice fate uno squat. Bravi, raga. Dai, cazzo. Forza Roma. Velox dice accovacciatevi. Velox dice giratevi. Cosa? Giratevi, ho detto. Ok. Ok, Velox dice rigiratevi. Velox dice in piedi. Velox dice accovacciatevi. In piedi. Ragazzi, vorrei evidenziare il fatto che Andre fa sta roba da anni. Minchia, ancora si fa baitare così. Vabbè, in piedi. No, vabbè, non ci posso. Vabbè, in piedi. Velox dice non alzatevi. In piedi, dai. Raga, alzatevi, dai. Va bene, Velox dice in piedi. Velox dice accovacciatevi. Di nuovo in piedi. Alzatevi. Velox dice sdraiatevi. Velox dice seduti. Velox dice in piedi. Accovacciatevi. Sdraiatevi. Velox dice accovacciatevi. Voltatevi. Velox dice fate un salto. Un altro. Ora seduti. Ok, aumentiamo la velocità. Velox dice accovacciatevi. Velox dice in piedi. Velox dice giratevi. Velox dice rigiratevi. Velox dice accovacciatevi. In piedi. Saltate. Velox dice in piedi. Velox dice saltate. Velox dice fatene un altro. Un altro ancora. Bene, dai, basta, ok. Non riesco ad avanzare più nessuno. Va bene, sono morti quattro. Guardate i cadaveri qua accatastati. Incredibile. Allora, chi abbiamo vivo qui? Abbiamo Ciccio Gabis. Poi abbiamo Super Semi. Poi abbiamo Teo Provini. Poi abbiamo Giusy. Poi abbiamo Warri. E qua abbiamo il buon coglione Ray. Velox dice seguitemi. Allora, come ho fatto ieri in streaming, raga, chi è eliminato se ne vada da qui, raga. Se no si crea confusione. Andate proprio dall'altra parte della lampa. Acquistate proprio, andate dall'altra parte della lampa. Dicevo, andate proprio a fanculo, va. Come ho fatto ieri in streaming, ora vi farò fare un percorso che voi dovrete fare senza toccare terra. Ieri in streaming ho eliminato, comunque volevo eliminare chi non riusciva a farlo, però essendo molto complicato, tenendo conto del fatto che siete abbastanza goffi, non eliminerò chi va a sbagliare, ma al contrario chi riuscirà a superarlo passerà il turno, andrà direttamente, cioè salterà un turno, capito? Cioè andrà direttamente non alla prossima sfida, ma a quella dopo. Prende ancora l'immunità. No, si becca semplicemente l'immunità per il prossimo. Quindi vi faccio vedere cosa dovete fare. Partendo da questa cassa qua, dovete attaccarvi questa. Le attaccate qui. Poi saltate. È difficile, ok. Non ce la faccio manco io a volte. Dovete praticamente attaccarvi alla cassa là. Poi al cannone che c'è davanti. A questo qua. Poi attaccarvi a quest'altro cannone. Attaccarvi al muro. E poi arrivare qua nella parte finale. Il tutto senza mai toccare terra. Vi do due tentativi a testa. Chi riesce a farlo almeno una volta passa appunto il turno. Cioè passa questo turno, ha l'immunità per il prossimo, va direttamente al turno successivo. Ok, il primo, dai. Tanto non morite, ragazzi, non rischiate. Vai, Giusy, vai. Primo tentativo. Ok, primo tentativo bruciato. Benissimo. Secondo e ultimo tentativo.
Niente, no, bruciato. No. E niente immunità per Giuse. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Visto che l'hai fatto, vieni qua. Sì, solo due tentativi. Prossimo. Vai, vai. Niente. Secondo tentativo e ultimo per Raze. Niente. No, ok. No, dai, dai, prossimo. Vai. Andre. Voglio vedere Andre dopo, eh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, no, ci posso credere. Ma entrambi i due ceppi devi prendere? Sì. Ultimo tentativo, Semi, vai. Minchia, per pochissimo. Vai, Semi. Semi. Ok. Ok. No, vabbè, non ci posso credere. Ha sbagliato anche ora. Mi sento male, vabbè. Dove vado? Attaccarti a quel muro là. A quel muro lì e poi atterrare lì. Ma come? Non lo sapevo. Vabbè, dai, te la conto buona più che altro perché hai rimesso talmente bene che cioè era impossibile che non fossi riuscito a farlo. Vabbè, Semi si becca l'immunità. Il prossimo, vai. Vai, Warwick. Che cazzo stai facendo, Warwick, raga? Torna di là e fallo. Vabbè, intanto vai, vai tu, Teo, vai tu, Teo. Perché sono tre lì? No, sto a vedere io, Teo. Niente, primo tentativo bruciato per Teo. Niente. Matteo, provi, vieni qua, te la sei bruciata. Gabis e Warren rimangono, vai Gabis. Niente, non sapevo. Okay. Niente. Io ve l'ho detto, meno male che non vi sto eliminando per quelli che sbalzano, saresti già tutti morti. Vai Gabis. Vai. Niente, Gabis, vieni qua. Niente, niente. Ultimo tentativo per Warren. Oh, oh. Niente. Eh sì, zio, dai, è arrivato Fonzi, cioè cade a terra, si che mira con comodo, vabbè. Quindi l'unico che viene l'immunità Super Semi, ragazzi, Velox dice seguitemi. Raga, mettetevi in cerchio come Dio comanda, uno attaccato qui, uno qui, uno qui, dai. Ora faremo il classico dei classici, ripeto, la ruleta, ragazzi. Metterò sensibilità 14, girerò al massimo e uno di voi a caso, Semi, dovrà dirmi quando sparare. Io nemmeno mi fermerò, continuerà a girare e chi muore, muore, semplicemente. Quando spari mi abbasso, allora. Siete pronti? No. Ne ammazzo due, ragazzi, eh. Continuo finché non ne ammazzati due. Quindi due di voi moriranno per forza. Chi sarà quello che verrà ammazzato? Gabis, Raze, Giusy, Teo Provini, no, Super Semi, Warri. Warri, sei tu che morirai, Warri. Dammi il via, Semi, e poi dimmi quando sparare. Dai, via. Stop. Stop. Io. Ecco qua. Non dirà più. E lui lo dice. Semi. Mi piace Semi. Aspetta, hai l'immunità? Semi aveva l'immunità, è vero? No, perché... sì. Vabbè, Semi non conta, se rifacciamolo senza Semi, mi ero dimenticato. Questo era un test, era solo per vedere quello che succede a chi viene colpito. Ok, Semi, dammi il via. Via. Dimmi quando sparare. Oddio. Oddio, ma oddio. Oddio. Aspetta. Oh, Andre. Era lì, raga. Era qui, era qui. Era qui. Dai, raga, mi sono beccato lì. Questa grafica scena. Quello tipo, vai a vedere uno sport dagli spalti e ti becchi tipo tu su una pallonata in faccia. Andre, dai, lontano. Ok, riprendiamo, vai. Non ci posso sentire. È vero, in tutto ciò loro stanno ancora sentendo la mia voce alla Ivan, vai. Vai, Semi. Stop. Porco. Stop. Stop. Raze, in piedi. Fammi ammazzare Raze. Io sto in piedi. Semi, dimmi stop quando sto per sparare a Raze. Stop. No, vabbè, non può essere. È finta. È finta come no. Vabbè, mettetevi più compatti. Ne devo eliminare almeno uno. Ne sono rimasti 5. 1, 2, 3. No, sono in 4. Ok, dammi il via. Stop. 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 Oddio. Stop. Vai. Stop. Madonna. No! Oh, guarda il sangue del ciccio Gabis spalmato sul muro. Ragazzi, che dire, Warri blessato da Dio che non deve morire. Vabbè, se mi vieni qui, vedi qui davanti a me. Metto la stabilità normale. Quindi questi sono i sopravvissuti di questo Velox 10. Abbiamo Warri, no, abbiamo Giusy, abbiamo Warri. E vi ho confusi, ragazzi, vi ho confusi, mi spiace. Semi e Teo Provini. Ora facciamo una roba che abbiamo fatto sempre nell'altro Velox 10, che tipo mi ha fatto spaccare da ridere. Voi avete tutti una pistola, no? Io invece ho un cane nel mio equipaggiamento. Ora vi metto qui, venite
venite qui da me. Voi ora vi metterete a fondo spawn, là in fondo proprio. Io attiverò il cane e voi dovrete difendervi con le pistole. Dovrete collaborare per uccidere il cagnaccio. Pistola alla mano. Quelli che sono morti vanno lontani se non il cane viene da voi, raga. Ora chiamo il cane. State pronti a difendervi. Siete tipo i gladiatori ora, no? Con le tigri. Sta per arrivare la tigre. No, no, devi stare a sparare e basta. 3, 2, 1. Arriva Shinzo Dog, raga. Eccolo. Eccolo. Sparate, ma chi è quel coglione che si mette di spalle? Oh, raga, dovete spararvi, se no morite tutti, ve lo dico. Perché anche se vi nascondete, poi muore il vostro compagno e poi morite voi. Attenzione, eccolo Shinzo, sta tornando. No, se n'è andato, raga. Stato perso. Raga, no, chi è quello che lo sta tirando lì? Ma raga, io volevo di andare lontani. Vai, Shinzo, torna qui, dai. Ok, è tornato, raga, è tornato qui. Occhio, 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 occhio. Attenzione, attenzione, arriva un altro lateralmente. No. Raga, raga. Oddio, 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 oddio. No. Super semi, raga. Super semi. Preso alla sprovvista da questo Shinzo Dog che è arrivato così, improvvisamente. Vabbè, raga, ora facciamo un'altra challenge, visto che semi è morto. L'immunità l'ha salvato per un round, ma non per quello successivo. Ora facciamo un'altra roba che ho fatto sempre ieri in live, che è stata assurda, ragazzi. Una sorta di percorso a ostacoli. Entrambi, tutti e tre, i tre sopravvissuti, dovrete superare due ostacoli per riuscire a passare il turno. Avrete due tentativi a testa. Il primo ostacolo che dovrete superare tutti quanti è questo qua, ok? Potete superarlo come preferite. Ovviamente il metodo migliore è saltare. State attenti perché, come vedete, è una forma, diciamo, non proprio regolare, una sorta di triangolo, ed è facile toccarlo con una gamba saltando. Quindi avete, ripeto, due vite a testa e dovete provare a superarlo. Vediamo un pochettino chi ci riesce. Dopodiché, dopo che avete superato tutti quanti, passiamo all'altro ostacolo. Via, vado al primo. Vado io? Vai, Worry, vai, tu che sei atletico, vai. C'è il Dolphin Dive su qua, no? No. Oh, no. Cosa vuoi fare? Oddio, vai. Prossimo. Vabbè. Ok, vai, prossimo. Ok. Prossima, Giusy, vai. Ok. Questa era semplice, diciamo. Ok, perfetto, perfetto, non c'è problema. Ora aumentiamo un po' la difficoltà, logicamente, anche per rimanere sempre così, così facile, raga. Ok. Ora, partendo da qui, dovrete superare invece questo. Ok, è già più complicato, ragazzi. Vediamo un po' chi ce la fa. Vada il primo. Vai, Worry. Vai, Worry, sempre il numero uno. Ok, easy, vai, il prossimo. Ok, il prossimo. Bene, dai, anche questa qua era easy, perfetto. Aumentiamo ancora la difficoltà. Ok, vado al primo. Worry. Studiatelo bene, è facile secondo me, dico la verità. Ecco qua. Mamma che salto. Il prossimo, il prossimo. Ok, ultimo. Ok, allora, visto che avete superato queste fasi, ok, siete stati tutti bravi, io direi di fare una roba adesso. Vi aumento ancora di più la difficoltà, va bene? E chi riesce a superarlo si becca l'immunità. Se lo superate chiaramente tutti o comunque due, non è che si beccate l'immunità. Però se tipo lo supera solo uno, se la becca e va direttamente alla fase finale. Quindi aumentiamo la difficoltà. Ok, perfetto, tornate su. Oh mio Dio, ragazzi, questo è altissimo, ve lo giuro. Questo è altissimo, però è facile secondo me, lo sapete che ce la fate. Vai, Worry! Siete tutti noi. Studiatelo bene. Vorrei prendi una bella rincorsa, fidati. Secondo me se prendi la salita va di lusso. No, non ce la faccio. Non c'ha paura. No, Worry, occhio. È un run. Worry, no, se salti lì muori. No, devi prenderti la rincorsa. No, non penso sia. Prossimo, vai. Salto in alto, ragazzi. Call of Duty Edition. Vai. No. Ok, vai, Giusy. È impossibile. Vai, Giusy. Devo arrivare, ce l'ha fatta. Ragazzi, l'atleta. L'atleta di oggi si becca l'immunità. Quindi, sono rimasti in tre vivi. Seguitemi, ragazzi. Worry ora non partecipa allo scontro che ci sarà tra i due sopravvissuti. Voglio fare una roba figa ora. Ok, allora, Worry, tu sei salvo. Passi direttamente alla fase finale. Quindi, ti direi di metterti qui. Mettiti qui. Ok, raga, quello che dovrete fare ora sarà una sopravvivenza alle esplosioni. Io ho la granata grappolo infinita. Vi tirerò una granata grappolo ogni tanto. Non una manetta, sennò è impossibile salvarsi. L'obiettivo è sopravvivere. Il primo che viene eliminato è fuori, mentre l'altro, se sopravvive, va allo scontro finale con Worry. Siete pronti? Vai. 3, 2, 1, vamos. No, raga, no, no, dovete stare lì in fondo, eh. Oddio, guarda! Minchia, che carino! Dovete stare lì, non potete venire verso di me. Altra granata in arrivo. Attenzione, Giusy, c'è là dietro. Mamma mia, mamma mia, altra granata. È difficile sta roba, eh. Altra granata. Le schivano bene, raga. Ammettiamo la velocità. Due granate adesso. Attenzione, attenzione. Oddio, 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 oddio. Altra granata. Altre due, anzi. Eravamo lì in fondo. Sono vivi ancora? Aiuto. Sì, ne arriva una lì a destra e anche una a sinistra. Ora. No! Oddio, è Giusy.
Giusy ci lascia. Sono morto io. Mentre te lo provini, riesci a schivarle in maniera quasi invidiabile, oserei dire. E quindi, fuori. Te lo provi- oh, c'è una mosca che mi sta rompendo i coglioni, ragazzi. Possibile? A dicembre c'è una mosca. Te lo provini, Worry, i finalisti. E io direi di farvi sfidare, così come ho fatto ieri in live, con uno scontro dei duellanti. Quindi vi invito a cambiarvi lo specialista con il Seraph. Mettetevi tutti il Seraph. Ragazzi, quello che dovrete fare oggi, ora, sarà uno scontro stile Far West. Quindi vi invito a mettervi qui, nella zona centrale, proprio al centro. Spalla contro spalla. Ma mosca di me. Quando vi darò via, ragazzi, attiverete lo specialista e camminerete pianissimo, ok? Verrete piano, andando dritti davanti a voi. Innanzitutto vi invito a cambiare la sensibilità e mettere 14. Mettete tutti 14. Tanto guardate tutti gli spettatori. Oddio. Che guardano. Ok, sì. Quando vi darò il via, attiverete lo specialista e inizierete a camminare piano piano, dritti davanti a voi. E quando vi dirò di nuovo via, ok, prima il primo via, poi il secondo via, dovrete girarvi e uccidervi. Questo scontro è al meglio dei tre, quindi il primo che arriva a due scontri vinti vince il Velox Dice di oggi. Siete pronti, raga? Sì, sì. Ok, 3, 2, 1, via. Camminate piano, 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 piano. Via. Attenzione, attenzione, smiratine pesanti. Oddio, non si pigliano. Oh, no, no. Teo Provini, wow. 1-0 per lui. Torna qui, Worry. Tanto qui il pubblico in delirio. Sbombolettate un po', ragazzi, con le vostre trombette, vai. No, Rage, yeah. Ma che fa? Potrebbe essere il match point questo qua. Siete tutti storti, raga. Siete messi malissimo. Ok, 3, 2, 1, via. Via. Attenzione. Il fight, il fight. Oh, no. Worry. 1-1. Spacca così, Teo Provini. 1-1. Vabbè, niente. E ora il match finale, ragazzi. Quello che stavate aspettando tutti quanti. L'ultimo scontro. Io spezzavo il peacemaker. E ricordiamo che il vincitore riceverà in premio 200 euro di instant gaming card messe in palio dal sito Isae. Mi piacerebbe. Pezzi di merda, ma che cazzo. Ok, mettetevi qua al centro. Al centro? Ho detto al centro. Babbuini. Ma chi è che mi sta tirando i pugni? Teo Provini, l'ho visto. Ok, zitti tutti, silenzio in sala. Tornate ai vostri posti, ai lati, tutti a guardare. Ok, silenzio. 3, 2, 1, via. Via. Attenzione, il fight. Provini, first shot, first kill, incredibile. Mamma mia, Teo Provini vince i 200 euro di schiaffi. No, di schiaffi. No, seriamente, il vincitore di questo Velox Dice numero 78. Proprio lui. Mamma mia, che campione. Bravi tutti gli altri. State fighe le challenge di oggi. Oh, chi è che spara la musica così? Chi è? Chi è? Era Andre? Era Raze? No, effetti sonori importanti. Effetti sonori importanti qui oggi. Raga, quindi congratulazioni a Teo Provini. Diciamo che dopo 40 bello, anni che bello. Fa. Qual era che era Teo Provini, vero? Che non vinceva un minigioco? Era lui o sbaglio? No, Gabis, che non vinceva nulla. Ah, ok. Sì. Vabbè, io comunque anche che non vengo eliminato al primo giro. Worry, ragazzi, ha brillato oggi. Cioè, tutte le volte che abbiamo coinvolto in un minigioco, faceva vomitare oggi. Oggi, invece, sarà forse perché caga 4 volte al giorno. Chi lo sa? È bello caldo. Vabbè, ragazzi. Hai appena cagato in effetti. Allora, ragazzi. Vi ringrazio, potete salutare tutti. Un applauso a Teo Provone. Bella. Ciao ragazzi. Bella. 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 Bella.